Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Come sapete, Tessiland è sempre alla continua ricerca di prodotti innovativi e che siano sempre studiati e ricercati nei minimi dettagli. Non poteva che essere così anche per i prodotti che riguardano i bijou. È nato così infatti il Tessil Copper, un filo metallico in rame smaltato, modellabile, perfetto per la creazione di bijou. Grazie alla sua finitura lucida darà un aspetto unico ed elegante a tutte le vostre creazioni. Ma prima di dilungarci andiamo a scoprirlo nel dettaglio. Ecco qui il nostro Tessil Copper in tutta la sua luminosità. Come vediamo si tratta di un filo metallico, un particolare filo in rame smaltato e altamente modellabile. Questo gli permette di essere lavorato sia con l'uncinetto che con la tecnica wire. Il Tessil Copper si presenta in un roll da 50 metri con uno spessore di 0,3 mm. È un prodotto nickel free e resistente ai lavaggi. Per la lavorazione agli uncinetti potrete spaziare dagli uncinetti più piccolini a quelli molto più grandi in funzione della creazione che andrete a creare. Tessiland ha pensato a tutto e quindi quella che state vedendo è solo la prima colorazione, il colore oro, ma in catalogo ne troverete disponibili tantissime. Restando sulle tonalità dell'oro abbiamo anche giallo oro e oro chiaro. Passiamo poi ad un colore classico, il platino, ottanio scuro ed il verde. E poi il nero, ottanio e viola. E poi ancora restando sui colori immancabili, l'argento, canna di fucile e il corallo. Sui toni del rosa abbiamo il cipria, fucsia e il prugna. E per concludere il ruggine, blush e rose gold. Tra tutte queste colorazioni c'è davvero da perdersi. Quindi, come abbiamo visto, potrete utilizzarlo sia con lavorazioni all'uncinetto ma anche con la tecnica del wire wrapping, che consiste quindi nel modellare dando poi quelle che sono le forme più svariate. Potrete creare degli anelli, delle collane che siano le più elaborate, quindi magari con una lavorazione all'uncinetto alternata alle perline o ai cristalli. Ma il Tessil Copper, grazie alla sua grande versatilità, non nasce solo per la creazione di bijou. Potrà infatti essere utilizzato anche per delle creazioni di home decor, ad esempio, e delle vere e proprie sculture, modellabile ma allo stesso tempo molto resistente. Quindi pensate ad esempio alla creazione di cornici o anche alle decorazioni natalizie. Per lavorare questo filato potrete valutare anche l'utilizzo di pinze a punta conica o a punta piatta o anche dei tronchesi per poter tagliare il filo ed essere il più precisi possibile. Potrete pensare anche di abbinarlo a quelli che sono i filati più classici per la creazione di bijou, come ad esempio il Lumina. Altra tecnica che potrete utilizzare per il Tessil Copper è sicuramente il recotto, una tecnica che prevede di riscaldare il filato così da renderlo ancora più malleabile e lavorarlo man mano che il filato va a raffreddarsi. Quindi non vi resta che lasciarvi ispirare e iniziare a mettere alla prova la vostra creatività. Io come sempre vi aspetto al prossimo Tessiland News, ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, quindi la pagina Facebook Meglio di Maya, ma non dimenticate di iscrivervi al nostro gruppo ufficiale Tessiland, la pagina Instagram, TikTok, Pinterest e qui sul nostro canale non dimenticate di attivare la campanella così da non perdere nessuna novità. Ciao!